Un Rimini brillante, forte e sicuro davanti a un pubblico numeroso che al Neri non si vedeva dai tempi della B. Batte per 3-1 la formazione valdostana del San Cristoff. La partita si mette subito bene per i biancorossi che creano tanto e trovano al 30° minuto il meritato vantaggio con Valeriani. Al minuto 37 e 39 i romagnoli prima raddoppiano con Buonocunto e poi triplicano con Baldazzi. Nella ripresa il Rimini va vicino alla quarta rete, poi sicuro del risultato concede troppo al San Cristoff che spreca almeno 3 palle gol trovando la rete della bandiera al minuto 95. 5 con Scala. I romagnoli volano in semifinale. Sentiamo ai nostri microfoni l'allenatore dei biancorossi Luca D'Angelo e del San Cristoff Giovanni Zichella. Un grandissimo primo tempo. Nelle due o tre occasioni che loro sono stati pericolosi sul calcio piazzato è stato molto bravo Pazzini nel primo tempo e credo che abbiamo meritato il risultato. Forse l'unica nota negativa è che avete concesso un po' troppo sul 3-0. Sì, ci siamo un po' così allungati come può capitare, se mentalmente lasci un po' andare la partita perché la ritieni chiusa, però è perdonabile oggi ai ragazzi, anche perché noi siamo tornati lunedì mattina alle 2:30 di notte da Pomigliano, perciò avevamo anche quello stress fisico in più, e perciò è normale che a un certo punto abbiano cercato di gestire. Vedendo che appunto eravate tornati dalla lunga trasferta della campagna e ti aspettavi di vedere questa brillantezza, soprattutto a livello fisico, una squadra perfetta, se così vogliamo dire. Sì, perché la squadra sta bene, soprattutto oltre che nelle gambe, sta bene mentalmente, è molto tranquilla e molto carica e la conseguenza è che poi in campo riesce a far bene. Che idea si è fatto di questo Rimini vedendolo oggi all'opera? Ma io adesso ho incontrato, la squadra più importante che ho incontrato adesso, fino adesso sono il Cuneo che ha vinto il nostro campionato e il Seregno. Devo dire la verità, Rimini è qualcosa di importante, specialmente davanti, ripeto, io vi dico i numeri, poi i nomi 10, 9, 11 e 7 giocatori importanti. E devo dire la verità, è eccessivo il 3-0 del primo tempo, come forse è eccessivo che il Rimini non abbia fatto un gol nel secondo tempo, visto che eravamo sempre sbilanciati. Infatti, dicevo prima con D'Angelo, il Rimini forse nel corso della partita, soprattutto dopo il 3-0, ha concesso davvero troppo alla sua squadra. Siete stati bravi voi, ma anche il Rimini ci ha messo del suo. Sì, ripeto, è una squadra questa che non molla mai, è una squadra che abbiamo vinto, ricordo una partita con l'Asti, perdevamo 2-0, eravamo 9 contro 11, abbiamo fatto 2-2, quindi siamo una squadra, loro sono dei ragazzi che non mollano mai e non finirò mai di ringraziarli per quello che mi hanno dato quest'anno.